Vediamo un attimino, lunedì 16 marzo 1998. Azione cattolica, crisi e crollo degli iscritti. Crisi e crollo degli iscritti nell'Azione cattolica. Vediamo un attimino. Gli iscritti, dunque, l'Azione cattolica perde in qualche anno circa 9.000 iscritti a Padova. Beh, direi che era squallido iscriversi all'Azione cattolica, veramente, a meno che si compiacciano così tanto a mettere in ginocchio chi non si può difendere. Sempre nello stesso lunedì 16 marzo abbiamo Civitavecchia folla per i 3 anni del pianto della Madonnina. Ricordiamo che il vescovo picchiatore, Grillo, è un vescovo, è uno che picchia, che si diverte a picchiare, ha avuto la Madonnina che gli ha pianto in mezzo alle mani, ma guardati che roba. E 1.500 persone hanno assistito ieri mattina alla solenne messa. Dopodiché abbiamo qua una dichiarazione di Ratzinger. Allora, qua che è arrivato anche Mario. Ciao Mario. Sì. Abbiamo una dichiarazione di Ratzinger. I cristiani non si opposero a Hitler. Beh, veramente i cristiani hanno fatto funzionare i forni crematori, hanno partecipato alla mattanza, tutti quanti hanno fatto catechismo, tutti erano andati a catechismo. Anche se dicono, qualcuno ha messo in giro la voce che il superuomo di Nietzsche era il vero superuomo, il superuomo nazista. In realtà non è vero. Il superuomo nazista era il Gesù di Nazareth. E ve lo ritrovate nel libro di Hitler. Come si chiama? Mein Kampf? Mein Kampf. Ve lo trovate là sopra se volete leggervelo. Io non lo leggo perché tanto non me ne frega niente. Però chi me lo ha detto, mi fido molto di chi me lo ha detto. I cristiani non si opposero a Hitler, dice Ratzinger. In realtà i cristiani fecero funzionare il massacro hitleriano. Vediamo un attimino cosa. A proposito, ricordatevi che tutti i nazisti sono andati a scuola di catechismo, quasi nessuno conosceva Nietzsche. Così, en passant, eh. Movimenti di truppe nel Kosovo, vediamo un attimo, dal Gazzettino del 16 marzo 1998, non è l'articolo che mi interessa. Nella protesta albanese c'è la bella fotografia a Pristina, anche la foto di Madre Teresa di Calcutta. Cioè, tutta la protesta degli albanesi in gran parte è fomentata dai cattolici. Per cui se un giorno avremo massacri di serbi che si massacrano con gli albanesi, già. Ricordate che il 70% della responsabilità, se non il 100%, è dello scontro fra cattolici e ortodossi, perché il loro scopo è quello di impossessarsi degli esseri umani. Ricordatevelo questo, come è avvenuto prima in Jugoslavia. Andiamo avanti ancora. Dunque, anche a Padova la presenza dei padri mercedari, i religiosi che si dedicavano. I sacerdoti di questo ordine, costituito nel XIII secolo, vabbè, e altre, praticamente si dedicavano a riscattare gli schiavi, a riscattare, sì, presso i musulmani, sono nati così, e adesso praticamente occupano le carceri. È una vera e propria occupazione. Perché questo? Perché queste persone collaborano con i pubblici ministeri per i benefici. Mi spiego una cosa, un carcerato condannato, diciamo, a 10 anni di reclusione, facciamo un esempio, ha diritto a dei benefici, cioè se si comporta in un certo modo, si comporta in maniera corretta, ha diritto a uno sconto di 3 mesi di pena per anno, più a dei permessi di 45 giorni all'anno, cioè può uscire dal carcere, in teoria poi magari gli dà una settimana, non ha importanza. Comunque, se si comporta in maniera bene, ha diritto a uno sconto di pena di 3 mesi, poi ha altri benefici. Bene, questi benefici vengono venduti dai pubblici ministeri attraverso i preti, cioè i preti hanno un grandissimo peso nella concessione di questi benefici. Se qualcuno non è d'accordo con me, non fa altro che far denuncia, mi va benissimo, tanto io ho le prove di questo, non c'è nessunissimo problema. E praticamente il pubblico ministero, prima di concedere i benefici, che è quello che può opporsi al beneficio in realtà, può sia confermarlo che opporsi, chiede consenso ai preti, agli assistenti sociali e a tutta quella che è quella congrega di persone assurde, di persone veramente bieche che girano attorno al carcere, che hanno il compito di vendere benefici in cambio di accettazione da parte del detenuto della pena. Cioè, anche se uno è stato condannato ingiustamente, per avere il beneficio deve dimostrare di accettare la pena, di sottomettersi alla pena.
Per cui sono persone bieche che lavorano, tanto per essere chiaro. Poi abbiamo dalla Repubblica 14 marzo, addio alla censura, il cinema è più libero. Il Vaticano alla Cina, ancora il discorso di prima, liberate i nostri vescovi. Vi ricordo sempre che il Vaticano deve mettersi in testa una cosa, le leggi vanno rispettate, fanno schifo, ma vanno rispettate. Le leggi si possono cambiare nei termini, nei modi, però vanno rispettate, se no si va in galera. E la pretesa che il Vaticano deve avere dei benefici perché lui è cattolico è una pretesa di merda. Il Papa nomina vescovi in Vietnam. Dai Gazzettino del 10 marzo 1998. Bom 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 bom. Dunque, è avvenuto importante, le delegazioni annuali inviate dal Papa cominciarono a dare i frutti e c'è con grande conforto i cattolici che rappresentano il 10% su una popolazione di 63 milioni di abitanti. La Santa Sede, che è impegnata anche con la Caritas Internazionale, una vasta opera assistenziale nel Vietnam, recrimina che non sia stato concesso il permesso per venire a Roma al prossimo sinodo per l'Asia. Ricordiamoci che la Caritas Internazionale in Vietnam sta tentando di destabilizzare le istituzioni vietnamite. Se poi vi troverete una guerra civile in Vietnam e altrettanti morti, sapete chi dovete ringraziare. Un altro documentuccio lo abbiamo qui. Il vescovo bulgaro viene elevato agli altari, all'onore degli altari da Wojtyla. Un vescovo vittima di Stalin. C'è un discorsetto da fare anche su Stalin. Io ho letto su Eric Fromm la teoria della distruttività umana, il concetto che Fromm ne aveva di Stalin. E a un certo punto mi è venuto in mente, proprio leggendo quello, di andarmi a rivedere la Tapi nell'Opus Dei, anche io ho fatto una piccola ricerca, e Stalin è stato educato in un istituto religioso. In pratica lui, all'interno del potere stalinista sovietico, non ha fatto altro che applicare gli insegnamenti che aveva ricevuto all'interno dell'istituto religioso. Tant'è che le operazioni, parliamo quelle personali, non quelle politiche fatte esterne, quelle che ha fatto lui personalmente, sono le stesse che vengono insegnate all'interno dell'Opus Dei, pari pari, una sull'altra. Per cui il 70% dell'azione stalinista, da questo punto di Stalin, da questo punto di vista, cioè dal punto di vista personale, dal punto di vista dell'esercizio del potere spiccio sulle singole persone, gli è stato insegnato dentro l'istituto religioso. Chiaro questo? E se voi rintracciate le sue operazioni all'interno della filosofia comunista, io sono pronto a pagarvi anche una cena. Bene, vediamo qua che siamo quasi verso alla fine, ancora qualche minuto e dopo passiamo a Mario. Dalla Repubblica del 16 marzo 1998 dice il Vaticano: il nostro silenzio favorì l'olocausto, chiesa ebrei Ratzinger anticipa la missione di colpa. E chi è che salva il Vaticano? Salva Pio XII, perché un papa è sempre santo per i meriti del beato San Pietro, per cui un papa santo non può essere accusato. Ricordate sempre dei dogmi, è importantissimo. Beatificato dal pontefice, il primo martire dello stalinismo, guarda caso avviene esattamente nello stesso giorno in cui vengono riconosciute le colpe del Vaticano nella SOA. Le cose sono legate. Pronto? Benissimo. Le cose sono molto legate, non leggete mai come se la Chiesa Cattolica facesse delle cose gratis. Tutte le cose sono calcolate per benino, da far fuori la Chiesa Cattolica e da far fuori la Chiesa Bulgara. Pronto? Wojtyla non poteva andare più avanti, dice Zevi. Vabbè, ma quelle sono robacce sue. E infine l'ultima notiziola. Oggi mi sono sbraccato con la rassegna stampa. Pronto? Dakar, il porto più nero, e finisce con la Repubblica giovedì 12 marzo il discorso sugli schiavi, il discorso sulla schiavitù che partiva da Dakar, dove ci dice che i bianchi armati di bibbie e mitragliatrici e chinino cominciarono a esplorare le nostre terre e a vendere schiavi. Appena finirono di marchiare gli schiavi, infatti, i bianchi, i cristiani,
decisero di incidere con righelli, spocchia e ignoranza, confini pazzi sul continente, come rasoiate, guardate i confini del Chad, per esempio, in una terra che non aveva mai avuto vere frontiere, etnie omogenee, o come recinti dove ammassare tribù nemiche da sempre, ma che anche barriere sulle vie dei pascoli e dell'erba buona e delle prede da inseguire. In pratica hanno distrutto l'intera struttura economica, l'intera struttura etica, l'intera struttura sociale, l'intera struttura di vita. Dopodiché e contemporaneamente sono arrivati i missionari per imporre i battesimi. L'imposizione dei battesimi era un'arma esattamente come la mitragliatrice, per cui non ha importanza chi schiacciava il grilletto, il responsabile è Wojtyla e tutti i suoi predecessori. La partecipazione morale fa parte del nostro sistema giuridico, non è una cosa che ho inventato io. Per cui finché Wojtyla crede in un dio pazzo che uccide le persone a Sodoma e Gomorra perché non fanno quello che lui vuole, finché lui crede in un dio pazzo che si dice se non fai quello che voglio io mando tutto il mondo sotto l'acqua e lo faccio annegare, finché queste, oppure in un Gesù di Nazareth che dice o mi dai fichi quando voglio io ti ammazzo, finché credi in queste cose, lui e la sua chiesa sono responsabili di tutti questi delitti, sono responsabili esattamente come Hitler, come nei campi di sterminio. Bene, io qui ho finito la trasmissione per oggi. La trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Ricordo che fra le 19 e le 20 sarò ancora in radio per trasmettere sempre Magia, Stregoneria e Paganesimo, dove leggerò Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Per cui vi do appuntamento alle 19 fino alle 20 per continuare la trasmissione. E un'ultimissima cosa, vi ricordo che sono Claudio Simeoni.